In questo video, parleremo di vincoli. Quali tipi sono disponibili, come sono visualizzati, come sono realmente e molto altro ancora. Fondamentalmente, i vincoli sono collegamenti tra una struttura e un punto fisso. A seconda del tipo di vincolo, impediscono determinati movimenti o rotazioni della struttura. Esistono molti diversi tipi di vincoli esterni nella progettazione e nell'analisi strutturale, ma i tre più comuni sono l'incastro, la cerniera e il carrello. Questi tre vincoli si distinguono principalmente per il numero di movimenti che consentono, i cosiddetti gradi di libertà, e anche per il numero di forze a cui possono resistere, conosciute come forze vincolari. Cominciamo con il carrello. Viene solitamente rappresentato con dei cerchi per indicare le ruote. Un carrello consente rotazioni e spostamenti orizzontali e offre resistenza solo nei riguardi degli spostamenti verticali. Pertanto, può assorbire solo forze nella direzione Y e quindi ha una sola forza vincolare. Nella realtà, i carrelli sono spesso utilizzati nella costruzione di ponti. Successivamente, abbiamo la cerniera. Questo vincolo impedisce tutti gli spostamenti, ma consente le rotazioni. In altre parole, può assorbire solo forze nella direzione X e Y e ha due forze vincolari. I collegamenti semplici in strutture di calcestruzzo o acciaio sono spesso considerati come vincoli a cerniera. La cerniera viene rappresentata senza ruote, per indicare che è fissata a terra. Un altro tipo di vincolo è l'incastro. Questo tipo di vincolo non consente spostamenti o rotazioni. Ciò significa che può assorbire momenti e forze nella direzione X e Y. Per un incastro, si verificano tre forze del vincolo. Gli sbalzi, come i balconi, sono classico esempio di vincolo a incastro. Un altro vincolo che viene spesso utilizzato, è la cerniera tra due travi. Questo non va confuso con la cerniera a terra, ma può assorbire e trasferire forze orizzontali e verticali. È importante sapere, le cerniere non hanno momenti. Naturalmente, ci sono altri tipi di vincoli esterni e non lineari, di cui parleremo in uno dei prossimi video. Oggi abbiamo visto solo i più comuni. Ci auguriamo che il video sia stato utile. Facci sapere nei commenti se hai suggerimenti o idee per i prossimi video. Alla prossima!